Ciao ragazzi, nel tutorial di oggi farò uno start to finish utilizzando una delle principali novità di Adobe Camera Raw. Nelle scorse settimane Adobe ha rilasciato la versione 25 di Photoshop e contemporaneamente la versione 17 di Adobe Camera Raw. Una delle novità introdotte è il nuovo profilo Adobe Adaptive nella versione beta, che manco a dirlo utilizza l'intelligenza artificiale per fare l'analisi delle foto, ma direi che è il momento di entrare nel vivo del nostro editing e capire se il nuovo profilo adattivo si può abbinare ad un flusso di lavoro standard utilizzando anche le TK9 e Photoshop per aggiungere alcune magie. Questa è la foto che mi ha concesso il mio amico Silvio Camassa per questo tutorial e che ringrazio. Si tratta di una foto fatta qualche anno fa a Etrat in Normandia con una Canon 5D Mark III, obiettivo Canon 17-40 f4. A differenza di altri miei tutorial, questa volta utilizzerò un profilo adattivo che, come ti ho già detto, è ancora nella versione beta ed è presente solo in Adobe Camera Raw. Spero che molto presto venga integrato anche in Lightroom. Per poter attivare però questo profilo bisogna aprire il file RAW come oggetto avanzato all'interno di Photoshop. Per farlo basta fare tasto destro sopra la nostra immagine, modifica in, apri come oggetto avanzato in Photoshop. Come sempre però, prima di partire, ti ricordo che puoi acquistare le TK9 con uno sconto del 15% utilizzando il codice NICO15. Questo sconto è valido anche per qualsiasi altro prodotto dello store di Tony Kuiper, come ad esempio il TK Magic Mixer e tutti i vari tutorial dedicati alle maschere di luminosità. Infine ti ricordo che puoi scaricare gratuitamente il mio corso base sulle TK9 dal mio sito o dal sito di Tony Kuiper. Quindi continuiamo con il nostro editing. Una volta all'interno di Photoshop basterà fare doppio clic sul livello base, eccolo qua, per entrare automaticamente in Adobe Camera Raw. Qui nella sezione dei profili trovo Adobe Adaptive Beta, che sarà proprio il nostro profilo che andremo a utilizzare. Ma in che cosa consiste? Che cos'è questo profilo adattivo o Adaptive Profile? Beh, a differenza di altri profili statici che agiscono sempre nello stesso modo e su tutte le immagini, l'Adaptive Profile invece fa l'analisi dell'immagine grazie all'intelligenza artificiale per poi proporre le sue regolazioni su toni e colori nel modo che ritiene più corretto e che saranno diverse da immagini a immagini. Le modifiche apportate riguardano sia l'esposizione che le luci, ombre, mix colori e curve, anche se tutti i cursori rimangono in posizione neutra, come puoi per esempio bene vedere in questo esempio. Nel profilo adattivo l'intelligenza artificiale è stata istruita su migliaia di foto modificate a mano con diversi soggetti e condizioni di illuminazione per garantire un aspetto naturale e accattivante. In questo modo per molte foto il profilo produce un rendering sufficiente per la condivisione e la pubblicazione con regolazioni minime. Questo profilo adattivo di fatto è stato progettato per far risparmiare tempo e fornendo un ottimo punto di partenza per le modifiche ed è particolarmente utile per le scene ad alto contrasto, proprio come i paesaggi. Prima di partire bisogna fare un piccolo settaggio all'interno di Adobe Camera Raw. Si fa clic qui in basso sulla stringa anteprime di tecnologia e devo flaggare questa finestrella in modo da attivare il nuovo pannello delle funzioni e delle impostazioni AI. Do ok e ci siamo. Adesso siamo in grado di proseguire con le nostre regolazioni come sempre, ma in questo caso la procedura è quella di applicare fin da subito il profilo adattivo e successivamente, come di consueto, tutte le regolazioni sui vari pannelli. Quindi il profilo adattivo lo trovo qui, l'ho applicato precedentemente, ma attenzione, a differenza di altri profili statici e dei profili lineari su tutti, la funzione auto produce il più delle volte risultati inaspettati e non piacevoli, quindi è consigliabile fare le regolazioni appunto in modo manuale. Infatti, se vado ad applicare la funzione auto, mi esce questa finestra dove che mi avverte appunto che i risultati potrebbero essere non quelli desiderati. Se do applica, ecco quello che succede: abbiamo una specie di immagine HDR super esposta che non va assolutamente bene. Quindi comando CTRL Z per tornare indietro e adesso invece proseguo con il mio editing in modo manuale. Come prima cosa vado sull'ottica, rimozione, aberrazione cromatica, la correzione dell'obiettivo. Ecco, spesso esce questa finestra che va cliccata perché ti dice che cosa appunto l'intelligenza artificiale deve andare ad aggiornare. In questo caso aggiorna tutto. E dopodiché mi porto qui per andare a sistemare un pochettino l'orizzonte. Ecco qua, direi che così è a posto, ci siamo.
Poi faccio delle regolazioni sull'esposizione, un pochetto più scura per quanto mi riguarda, le luci anche le abbasso un po', attivo un pochettino le ombre, i neri anche, ecco qua, e infine anche un pochettino di bianchi per rendere l'immagine un attimino più croccante. Direi che ci siamo. Per quanto riguarda i colori, aumento un pochetto la vividezza, più o meno così, e qualche punto proprio più 2 per quanto riguarda la saturazione. Vado poi nel color grading delle luci, le vado a scaldare magari così, quindi porto su per bene la saturazione, anche i mezzi toni li vado a scaldare, quindi un po' meno, ma direi che così è ok. Poi le ombre invece vado a dare una dominante un po' sul blu per dare un po' di contrasto cromatico, più 10, e direi che ci siamo anche qui. Per quanto riguarda invece la calibrazione, alzo un pochetto la saturazione del blu primario del verde, mentre abbasso un po' la saturazione del rosso, chiudo. I dettagli li posso portare anche a 0, eventualmente dopo li posso sistemare in Photoshop, e sono pronto per andare in Photoshop, quindi ok, e ritorniamo all'interno di Photoshop. Mi trovo con questa immagine da rifilare, tasto C di crop, ed eccoci che andiamo a sistemare la nostra immagine. Perfetto. Come prima cosa faccio un bilanciamento tonale. Per fare questo attivo la mia azione, eccola qua, dove praticamente si crea automaticamente le maschere del cielo del primo piano e i color grading, però voglio anche andare a selezionare la parte dell'acqua, dell'oceano. Lo faccio in questo modo utilizzando il TK Selection Brush, eccolo qua, così. Diamo clic e aspettiamo la selezione dell'oceano. Ecco, fatto questo, vado a memorizzarlo come oceano. Ok. Quindi a questo punto mi posso portare nel calcolatore e dire la parte dell'oceano la voglio togliere da questa maschera. Però voglio anche fare un altro color grading, quindi comando control clic sul tasto più per portarmi un color grading proprio in alto, e qui gli applico la maschera dell'oceano e anche una maschera dei mezzi toni 3, eccoli qua, li attivo ad esempio come selezione, ritorno sul calcolatore, clic selezione attiva e faccio l'intersezione. Via la selezione ed ecco che ho l'intersezione della maschera sull'acqua con i mezzi toni 3. Vado a fare la regolazione sulla parte, diciamo, del primo piano dell'erba, quindi mezzi toni farei così sicuramente, chiudo un pochettino le ombre ma non troppo i mezzi toni, direi di sì. Per quanto riguarda il cielo abbasso un pochetto invece l'esposizione, e per quanto riguarda l'acqua anche qui magari creo un po' di contrasto in questo modo, abbasso un pochettino le ombre e direi che ci siamo. Questo è il prima e questo è il dopo. Quello che andrò a fare adesso è creare un po' di tridimensionalità sulle rocce in primo piano. Per fare questo, come prima cosa vado a selezionare le rocce sempre col TK Selection Brush, eccola, questa la memorizzo come 1, roccia 1, ok, via la selezione, ancora una volta col TK Selection Brush questa roccia qui, perfetto, questa do il numero 2, via la selezione ancora una volta, TK Selection Brush per questa ultima roccia, e a questa do il nome di 3. Perfetto. Vado a memorizzare da questo punto anche i miei mid 1 che utilizzerò, quindi questi li salvo come mid 1, esco. E adesso creo una curva in scolora, quindi tasto shift premuto, ecco che ho una curva in scolora con una maschera nera, e proseguo in questo modo, tasto shift sul calcolatore del mio pannello CX, attivo la maschera della prima roccia, questa qui, ancora una volta shift sul calcolatore, mi prendo i miei mezzi toni 1 e li interseco, ok. A questo punto con un pennello bianco al circa 20% o poco più, pennello in modo da liberare questa parte qua. Benissimo, e questo è il prima e il dopo.
Adesso, sempre con lo stesso metodo, shift click, attivo la maschera della seconda roccia, ok, shift click ancora, mi prendo i mezzi toni 1, interseca, ok, e questa volta vado a liberare questa roccia qua. Vediamo un po' com'è. Direi che così va bene, perfetto. Via anche in questo caso la selezione. Ancora una volta entro con shift click qui, la roccia è la 3 questa volta, quella proprio in primissimo piano, shift click, mi prendo i mezzi toni 1, intersezione, ok, e qui libero questa parte in modo di crearti dimensionalità in questo punto. Vediamo il prima e il dopo, direi che va abbastanza bene. Se è troppo, via la selezione, posso sempre abbassare la mia opacità in modo da rendere meno evidente l'intervento. Vado a migliorare un pochettino il colore, questi gialli dell'erba. In questo caso andrò sulle TK Action, aggiungi colore, faccio un campionamento di questo giallino qui, ad esempio, eccolo qua. Si crea questo livello in luce soffusa che posso andare ovviamente a modificare col doppio clic in questa tinta unita. Fatto questo, campiono con la maschera di colori i miei gialli, faccio una regolazione di questo genere, magari rendo più selettiva la mia selezione dei colori, e con questo strumento libero adesso, con opacità del 20% va bene, libero un pochettino questi, con dei click, questi ciuffi di erba gialla, giallo-arancione, che sono in primo piano, e quindi il prima e il dopo, ecco qui, magari posso migliorare ancora un altro po', e direi che ci siamo, prima e dopo, prima e dopo. È il momento di creare qualche magia, come ho detto all'inizio, lo farò per esempio nella parte del sole. Per fare tutte queste cose sto utilizzando delle azioni, anche proprio per far vedere la velocità con cui si può fare un editing. Questo flare ad esempio di luce lo puoi andare a vedere come l'ho creato nel tutorial precedente, ti lascio il link, eccolo qua. Tasto G di sfumatura per creare appunto una sfumatura all'interno di questa regolazione. Faccio una cosa di questo genere, magari regolo anche questo colore qua, e direi che ci siamo. Poi mi porto sull'edit blend if, applico le light 1 e libero un pochettino anche le ombre. Se è troppa la mia regolazione posso abbassare sempre l'opacità come il solito, magari clic sulla maschera così non ho l'interferenza delle regolazioni e ci sono. Adesso però ne metto un altro, flare sfumatura, eccolo qua, lo metto qui sempre nel sole, la stessa identica sfumatura, però stavolta molto molto più piccola. E vado a creare questo bagliore appunto del sole stesso. Anche in questo caso do una light 1 liberando leggermente le ombre. Vediamo un pochettino prima e dopo, magari abbassiamo anche in questo caso un po' l'opacità e metto all'interno di un gruppo questa cosa che chiamo sole, ecco qua, e questo è il mio risultato finale per quanto riguarda questa parte. Chiudo l'edit blend if, mi porto dentro al workflow extra, applico dell'Orton, l'orto di Nick Page, tenendo premuto il tasto comando control per far sì che l'azione non si fermi, lo do così, eccola qua, mi piace. Quello però, chiudo, che non mi piace è il fatto che l'immagine sia schiarita un po' troppo, quindi ad esempio prendo questo livello di regolazione esposizione, mi porto col mouse sopra qui e con le frecce abbasso la mia esposizione per avere una situazione un po' più misteriosa, e quindi questo è il prima e questo è il dopo. Applico una vignettatura, anche in questo caso ho la mia bella azione pronta, vignettatura già settata con la protezione sia delle luci che delle ombre, e questa è la mia immagine finale prima e dopo. E queste sono le due immagini, quella di sinistra l'immagine di partenza ovviamente, e questa di destra quella invece post prodotta durante il tutorial utilizzando il profilo adattivo come punto di partenza. Però ho voluto fare anche una post produzione utilizzando lo stesso identico workflow sostanzialmente, però utilizzando anche i profili lineari appunto della Canon 5D Mark III.
Ed ecco le due immagini di cui tu hai appena parlato, quindi quella di sinistra è quella post prodotta utilizzando come punto di partenza il profilo adattivo con l'intelligenza artificiale, invece questa di destra utilizzando il profilo lineare della Canon 5D Mark III. Ora, le due immagini non possono essere ovviamente identiche perché sono state editate anche in due momenti diversi, però comunque sono molto molto simili. Personalmente forse amo un po' di più le foto editate con i profili lineari, ma mi rendo conto che se non si ha una buona padronanza con la post-produzione delle maschere di luminosità, nel mio caso le TK9, effettivamente non è facile raggiungere ottimi risultati. Però il profilo adattivo potrebbe essere sicuramente per molti una buona soluzione come punto di partenza, anche se non sempre i risultati sono garantiti, e quindi quello che bisogna fare è sempre provare. Fammi sapere quindi nei commenti cosa ne pensi, se hai fatto anche tu delle prove con questo nuovo profilo e qual è secondo te la soluzione migliore per partire, quindi profili lineari, standard oppure il profilo adattivo. Come sempre spero che il tutorial ti sia stato utile, metti un like se ti è piaciuto, segui il canale, iscriviti alle newsletter, al canale Telegram, noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Ciao, a presto!